Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Sul monte Tabor, i discepoli vedono Gesù, non soltanto più come una bella persona, come a volte facciamo noi, ma per quello che veramente è, lo splendore del volto di Dio. Dal Vangelo secondo Marco. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce. Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. Mentre i discepoli sono impegnati a conoscere Dio attraverso Gesù, dall'altra parte c'è un Dio che freme dalla voglia di farsi conoscere. Tra noi e Dio un solo mediatore, il Figlio Gesù. È con la parola di Cristo che Dio vuole raccontarsi agli uomini. In questo percorso di rivelazione, anche il Padre desidera esserci mettendosi totalmente in gioco. La sua vera arma è il suo rapporto d'amore con questo figlio. Questi è il figlio mio, l'amato. Ascoltatelo. Ecco il mio figlio amato. Queste parole il Padre nel momento del battesimo le rivolge a Gesù. Tu sei il figlio mio amato. E nel momento della trasfigurazione il Padre presenta chi è Gesù ai discepoli, a Pietro, Giacomo e Giovanni, a noi. Ecco il mio figlio amato. Sulla croce c'è questo figlio. Lì non si sente la voce del Padre. Eppure, proprio sulla croce, si rivela Gesù come il Figlio amato. Certo, alla trasfigurazione, il Padre poi è da un imperativo, da un ordine. Ascoltatelo, ascoltatelo, ascoltate Lui. Ascoltare Gesù e non perderlo di vista e guardare la sua persona. Ascoltare Gesù e cercare di scoprire il suo cammino in questa storia. Ascoltare Gesù e guardare ai suoi gesti. Ascoltare Gesù e accogliere le parole che sono uscite dalla sua mente, dal suo cuore e sono venute a noi attraverso le sue labbra. E cosa dice Gesù, il figlio amato, se noi lo ascoltiamo e ci fidiamo di lui? Dice a ciascuno di noi questo: tu sei il figlio amato dal Padre mio. Tu sei la figlia amata dal Padre mio. Voi siete figli amati dal Padre mio. Ascoltatemi. Se figli amati dallo stesso Padre, amatevi come fratelli. E Gesù sulla croce, non ha parole, ci dice come ho fatto io.
E allora al Padre che ci presenta Gesù come il figlio amato e ci invita, ci ordina di ascoltarlo, al Padre, ecco, ci rivolgiamo proprio come ci ha insegnato Gesù, il suo figlio per eccellenza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Signore, vedere il tuo volto nella vita di tutti i giorni chiede il coraggio del silenzio e di guardare la realtà da un'altra prospettiva. Donaci orecchie attente per ascoltarti e gambe allenate per seguirti, anche quando le parole e la meta non sono completamente chiare. Amen. A Maria Santissima, la Vergine addolorata, che anche lei, sotto la croce, accoglie suo figlio morto e ce lo presenta, nella bella rappresentazione, icona della pietà. A lei vogliamo affidare anzitutto Papa Francesco, che domani inizia il suo pellegrinaggio in Iraq, quella che è stata la terra del padre Abramo, quella terra che Abramo è stato chiamato a lasciare, quell'Abramo che è stato chiamato a fidarsi della promessa del Signore. E poi, ecco, vogliamo pregare per tutti noi, pensando ai nostri bambini, ai nostri ragazzi, le famiglie, i lavoratori, le persone anziane, chi è solo, chi lavora nel mondo della sanità, chi ci governa. Ecco, insieme e con l'aiuto del Signore, ecco, vogliamo vivere e affrontare anche questi momenti e queste settimane. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E concludiamo con la preghiera della sera. Ti adoro, mio Dio. Ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano, conservato in questo giorno. Perdonami il male che oggi ho commesso. E se qualche bene ho compiuto, accettalo. Custodiscimi nel riposo. Liberami dai pericoli. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie per aver pregato. Buona serata e buona continuazione a tutti.